la grande eccentrico qual è Erlicka, cognome di origine ceca, come si ricorderà lui stesso fra poco, perché anche quello delle origini è un discorso importante, secondo me, che c'è dietro il lavoro di Roberto. E invece c'è appunto un film appartato, esigente, come questo Sette opere di misericordia, non notissimo, dei fratelli De Serio, che ha avuto una circolazione forse troppo limitata per invece per il valore, che però appartiene anche a un filone importante, insomma, nel tuo cinema tu hai fatto molti film di questo tipo, insomma, ti concedi volentieri anche ad autori difficili. Sì, sì, io infatti dei film, come si dice, di nicchia, quelli che non li vede nessuno, ne ho fatti abbastanza e li ho fatti perché mi hanno offerto delle parti che mi piacevano e anche perché i registi di questi film in genere sono giovani, a parte uno che aveva 84 anni, insomma, altro. Baldi, poi pure defunto, poi, che era su come si chiamava, non mi ricordo, come si chiamava, Chiara, come si chiamava? Narciso, ecco, per fortuna c'è mia moglie che mi aiuta. E poi la molte personalità, qualcuno addirittura fuori dal loro corpo. E io difatti, quando mi hanno proposto questo meraviglioso onore di questo premio qua, ho proposto, e mi hanno anche chiesto di proporre un film, ho proposto questo e altri altri film, anch'essi di quelli improvvisamente nascosti. Ed è stato scelto questo, che mi fa molto piacere, perché adesso anche rivedendolo devo dire che è un film straordinario. Non è proprio allegro, non è formato, però insomma è quello che vuol dire, lo dice con una intensità veramente originale e devo dire che vorrei condividere il premio con la straordinaria protagonista che è la Olimpia Melinte. Di cui peraltro non abbiamo saputo altro, ma insomma, comunque questo è già molto. Ecco. Però è un'attrice, insomma, non è una. Sì, no, lei è un'attrice romena, evidentemente in Romania credo che abbia fatto anche altre cose, ma insomma da noi non sono arrivati. Abbiamo avuto qui Maya Morgan, Sternieri, grande attrice del teatro del cinema romeno. Sì. Qualche volta. Protagonista di un altro film, sì, c'è una grande tradizione. Senti, vabbè, io partirei però anche dall'inizio, appunto. Sì, la sì, tua sì. Vocazione ha radici salde e lontane. Tu hai cominciato a voler essere un attore, voler fare un attore, o essere un attore. Fare. Molto presto, hai saputo prestissimo. Quindi, sì, sì, ero ancora un ragazzino quando ho deciso di fare l'attore. Vabbè, se volete vi racconto anche l'aneddoto. Già volevo comunque, avevo in mente di farlo. Andavo allora ai concerti al Conservatorio di Torino, io sono di Torino, sono cresciuto a Torino con mia madre e mio fratello, e una volta andammo a sentire un'operina del Settecento, non mi ricordo quale nell'autore, ma insomma era molto graziosa, e mi ricordo chiaramente che quando ci fu il momento degli applausi, tutti gli attori e le attrici nei loro bei costumi variopinti vennero a ringraziare in prima, come si dice, e in quel momento stranamente io dissi: io farò l'attore, non farò il cantante, farò l'attore. Chissà perché, questo è stato il momento in cui sono salito sul carro di Tespi, perché in realtà poi io, quando si tratta di applausi, anche se gli applausi mi piacciono enormemente, ma in scena
in genere mi nascondo, non sono capace, insomma, a ringraziare con vero entusiasmo. E anche le luci in genere le fuggo un po', insomma, poi devo per forza anche sottomettermi, ma insomma lì invece ho visto applausi e luci e evidentemente mi sono bastati per decidere, e di fatto ho deciso allora.